Allora, ecco, un'altra cosa che non abbiamo fatto, e è il momento di farla adesso, è considerare le cariche accumulate nel diodo. Perché sono importanti? Perché vedete, quando noi consideriamo soltanto una tensione o una corrente costante, le cariche accumulate dentro il diodo non sono particolarmente importanti, non influiscono direttamente nell'espressione della corrente in funzione della tensione. Quando invece guardiamo le variazioni, allora le cariche sono importanti. Perché? Perché una variazione della carica interna corrisponde a una corrente e c'è un dispositivo elettrico che sapete mi mette in relazione la carica accumulata a una tensione, che è la capacità, no? Quindi la carica accumulata in funzione della tensione cioè, la posso esprimere come una capacità e quando varia la tensione varia la carica accumulata e quindi viene una corrente, d'accordo? Quindi è importante tenerne conto. Ovviamente, come sapete, le capacità in continua per tensioni e correnti continue hanno impedenza infinita e quindi posso anche trascurarle. Quando però ho delle variazioni, quindi le variazioni avvengono con segnali a frequenza finita, a quel punto le capacità devo considerarle perché cominciano ad avere un'impedenza finita e quindi da tenere in considerazione. Quindi, per vedere queste capacità, prima dobbiamo considerare dove sono accumulate le cariche in un diodo. Allora, prendiamo prima il diodo in polarizzazione inversa. Allora, voi sapete che in un diodo in polarizzazione inversa, l'abbiamo visto l'altro ieri, c'è una regione carica spaziale. Se questa è la zona P e questa è la zona N, quindi mettiamola con questo segno alla batteria e segniamo V minore di 0, quindi la zona P è negativa rispetto alla zona N, noi abbiamo qua, ci sono degli accettori non compensati e qua ci sono dei donatori non compensati. Questa qua è la regione di carica spaziale, che si chiama anche zona di svuotamento. E come abbiamo visto l'altra volta, c'è qui una carica più Q che è esattamente uguale alla carica meno Q che è di là. Quindi vedete in pratica che qui c'è una carica accumulata perché quella zona di svuotamento si comporta come una capacità. Più o meno si comporta come una capacità a facce piane parallele. Abbiamo due cariche che si contrappongono. Le facce piane parallele sono queste, perché quando voi variate la tensione applicata, varia la zona di svuotamento, quindi si copre e si scopre una carica aggiuntiva qua ai limiti della zona di svuotamento. Quindi è come se fossero due facce piane parallele distanti tra di loro quanto è larga la zona di svuotamento. D'accordo? Ecco, si tiene conto di quella di questa carica con una capacità che è una capacità che si chiama anche capacità di svuotamento, si indica con la quantità CT. E beh, se questo è l'anodo e questo è il catodo, è messa così tra anodo e catodo. Ok? Quindi questa CT è la derivata della carica rispetto alla tensione applicata ed è quindi una capacità differenziale, dove la parola differenziale sta a significare che è ottenuta facendo una derivata, che
differenziale di svuotamento. O anche a volte detta di transizione. Quindi il modello di piccolo segnale del diodo in polarizzazione inversa diventa questo in pratica, no? Perché la corrente è nulla, quindi la conduttanza differenziale è nulla, rimane soltanto questa qua. Quindi questo è il modello di piccolo segnale in polarizzazione inversa, in polarizzazione inversa. Bene, quindi quando voglio fare un calcolo del comportamento di un diodo in un circuito più complicato, quando il diodo è polarizzato in inversa, devo mettere non un circuito aperto tra anodo e catodo, che è quello che devo mettere. Che dovrei mettere se tenessi solo conto del fatto che la corrente è nulla sempre, ma devo anche tenere conto del fatto che c'è una carica accumulata e quindi una capacità. D'accordo? Chiaro, se invece le tensioni e le correnti applicate sono tutte costanti, quella capacità è come se non ci fosse, no? Si comporta come un circuito aperto, quindi non devo esplicitamente considerarla. Se prendo il diodo in polarizzazione diretta, che cosa succede? Beh, ho un po' più di cariche quando il diodo è in polarizzazione diretta, perché cosa succede in un diodo a polarizzazione diretta? Ci sono due tipi di cariche. Da un lato c'è la zona di svuotamento, che però è molto piccola, quindi la rappresento perché è comunque utile, c'è la zona, c'è qua la zona di svuotamento. Che è questa, quindi qui rappresento le cariche negative e qui le cariche positive, e quindi qui ci sarà una capacità associata alla zona di svuotamento. Tenete presente che la capacità associata alla zona di svuotamento è più grande di prima, perché quando varia la tensione, le zone che espongo di carica sono più vicine tra di loro, quindi ho questo condensatore a facce piane parallele. Con le piastre più vicine. Va bene. Oltre a questo, però, devo anche considerare i portatori minoritari, perché io qui ho lacune che vengono iniettate e qui ho elettroni che vengono iniettati in zona P. Allora, cosa fanno questi portatori minoritari che vengono iniettati? Per un po' diffondono. E poi a un certo punto ricombinano, va bene? Però rappresentano una carica accumulata nel dispositivo. Quindi quando vado a fare conto della carica accumulata, devo tenere presente tutte e due le componenti. Quindi la carica accumulata è fatta da carica fissa, quindi quella che c'è nella zona di svuotamento, più carica dovuta ai portatori minoritari. Quindi, quando considero le capacità, la carica fissa mi darà una capacità differenziale di svuotamento, come prima, ma in più avrò anche una capacità di diffusione differenziale, che è quella dovuta alla diffusione dei portatori minoritari. Quindi, diciamo, alla diffusione
dei portatori minoritari. Quindi il circuito equivalente sarà fatto così: avrò la capacità di svuotamento come prima, poi avrò in parallelo, perché si sommano le cariche, la capacità di diffusione, e poi ancora in parallelo avrò la conduttanza G che abbiamo visto prima. Quindi questa qua è la componente in più, che è la capacità di diffusione differenziale. Sono tutte capacità differenziali. Generale, questa capacità di diffusione che cos'è? È la derivata della carica dovuta a portatori minoritari, la carica di diffusione diviso rispetto alla tensione applicata. Questa carica di diffusione è una cosa proporzionale alla corrente, perché più o meno è uguale questa carica alla corrente che passa nella giunzione per il tempo. Si chiama tempo di vita, cioè il tempo che mediamente gli elettroni, scusate, che mediamente i portatori minoritari passano nella regione in cui vengono iniettati prima di ricombinare. E quindi questa è una cosa che più o meno ha un'espressione del genere, è la corrente per un tempo. E questo tau lo posso portare fuori, questo dI su dV è G. Quindi questa capacità di diffusione è una cosa proporzionale alla conduttanza, la costante proporzionalità è più o meno il tempo di vita dei portatori minoritari. Questa è tutta roba approssimata, insomma, più o meno, questo è il tempo, è tempo di vita dei portatori minoritari. La cosa importante da considerare è che vi potete immaginare, G vi ricordate, era, lo abbiamo scritto prima, I diviso eta VT. Quindi tanto più grande è la corrente, tanto più grande è questa capacità. Okay. È una capacità che conta di più quando la corrente è più grande. E quindi, ricapitolando, quando il diodo è in polarizzazione diretta, ho due tipi di capacità, una capacità di svuotamento e una capacità di diffusione. Sono due capacità differenziali. La capacità di diffusione è proporzionale alla corrente, all'incirca, e nel diodo in polarizzazione diretta tipicamente conta di più, è più grande dell'altra. Questo fatemelo scrivere perché magari tipicamente CD è molto maggiore di CT. Quando invece il diodo è in polarizzazione inversa, ovviamente non c'è diffusione, quindi non c'è la capacità di diffusione, ma trovo soltanto la capacità differenziale. Ok? Anche di queste. No, di queste cose dobbiamo tenerne conto in generale perché comunque influiscono sul funzionamento del diodo quando applichiamo segnali variabili. Esempio, immaginiamo di voler far commutare un diodo. Immaginiamo di accenderlo e spegnerlo con un circuito fatto così. Semplicemente c'è una resistenza e un diodo. Immaginiamo che però la tensione abbia un andamento nel tempo brusco in modo da accendere e spegnere il diodo. Immaginiamo
Immaginiamo che sia prima così, poi improvvisamente così e poi ritorni su. Allora, all'inizio che cosa succede? Noi guardiamo le cariche dentro, perché il problema di queste transizioni brusche è il fatto che le cariche si devono spostare. Perché le cariche si spostino, ci bisogna un po' di tempo in generale. Allora, noi abbiamo una situazione del genere all'inizio. C'è il diodo polarizzato direttamente, va bene? Quindi c'è una piccola zona di svuotamento e ci sono i portatori minoritari iniettati nelle due zone. Quindi in zona N vengono iniettate lacune e in zona P vengono iniettati elettroni dalla zona N. Quindi abbiamo questa parte, la carica fissa, più la carica mobile, i portatori minoritari. Improvvisamente applichiamo una tensione negativa, che cosa succede? Va bene, vediamo il punto di arrivo finale. Il punto di arrivo finale è che devono sparire le cariche di diffusione e deve allargarsi la regione di svuotamento, perché in inversa la regione di svuotamento è più grande, no? Perché la barriera è alta. In che ordine avvengono queste cose? Beh, prima di tutto, quando inverto la tensione applicata, richiamo portatori minoritari, quindi gli elettroni vengono richiamati verso la zona N, perché adesso la zona N ha tensione positiva quando vado in inversa, e le lacune vengono richiamate verso la zona P. Quindi c'è una prima fase in cui i portatori minoritari vengono richiamati indietro. Quando i portatori minoritari vengono richiamati indietro, passa corrente, ovviamente, che è carica che si sposta, e passa corrente nella direzione opposta. Quindi cosa succede? Che appena, se io faccio il grafico della corrente, questa è una cosa che non è così immediata, anche se abbiamo detto che nel diodo non passa corrente quando il diodo è polarizzato inversamente, questo è vero quando è costante la tensione applicata, ma nel transitorio le cariche che venivano buttate di là vengono richiamate indietro perché ho invertito la polarità, quindi mi trovo una corrente che va in senso negativo in direzione opposta, determinata dal circuito esterno. Una volta che le cariche sono state tutte richiamate, spariscono queste cariche e a quel punto vengono richiamate quelle della regione di svuotamento per allargare la regione di svuotamento. Anche qui, per allargare la regione di svuotamento, sono elettroni che sono qua che devono essere richiamati da questa parte. E anche questo costituisce una corrente che passa in direzione opposta. In pratica io mi trovo ad avere prima una fase di corrente negativa perché vengono richiamate le cariche, i portatori minoritari, e poi mi trovo un'altra fase dovuta al fatto che si crea la regione di svuotamento e poi a quel punto finalmente la corrente si annulla. Quindi c'è un intervallo di tempo durante il quale il diodo conduce in inversa. Questo è importante da considerare perché tutte le volte che uno fa commutare un diodo deve tenere presente che c'è un piccolo intervallo di tempo durante il quale il diodo conduce in inversa. Allora, due fasi si riconoscono abbastanza bene. Una è questa qua, dove la corrente è più alta, negativa, perché ci sono i portatori minoritari. Quindi questo è diciamo, chiamiamolo richiamo della carica di diffusione, richiamo della carica di diffusione, e poi c'è una seconda fase che è questa qua, che è legata all'allargamento della zona di svuotamento. La somma di questi due tempi in un diodo si indica di solito con TRR, che sta per reverse
recovery time, il tempo di recupero in inversa. Ripeto, si devono avere due passaggi, prima spariscono portatori minoritari, quindi rimane soltanto la carica fissa. Poi a questo punto viene allargata la zona di svuotamento finché a regime ci si trova con una zona di svuotamento molto più larga. Quindi se volete questo è B e questo qui è C, posizione finale. Ok? Quando si ha l'accensione, in realtà l'effetto è molto meno importante. In pratica bisogna percorrere il percorso inverso. Quando si ha l'accensione, cioè prima passa corrente per ridurre la, questo era positivo, per ridurre la zona di svuotamento, poi vengono iniettati i portatori minoritari, a quel punto la barriera è calata e siamo di nuovo a regime. Però nella pratica io vedo una cosa molto rapida. Non ho queste fasi separate, io vedo che insomma, la corrente va subito nella direzione che si vuole. Quindi il tempo di recupero c'è soltanto quando il diodo viene polarizzato in inversa. Chiaramente cos'è? Il reverse recovery time è un dato importante. Diciamo, nel momento in cui si vende un diodo, si deve sempre indicare qual è il reverse recovery time. Quando anche sceglie un componente per un circuito, se sceglie un diodo deve guardare qual è il reverse recovery time. Perché è importante? Perché se il diodo viene usato per commutare spesso, come per esempio in un raddrizzatore, tipo di circuito che abbiamo visto l'altra volta, vedete, bisogna essere sicuri che almeno il semiperiodo, la durata della semionda del raddrizzatore sia molto maggiore del reverse recovery time, altrimenti il diodo conduce in inversa come se fosse in diretta, non serve a niente. Ok, quindi bisogna sempre fare in modo che il reverse recovery time sia molto più piccolo del tempo critico, del tempo caratteristico tra le commutazioni. Ok. Allora, c'è un'altra cosa che dobbiamo vedere sempre del diodo che ci torna utile ed è il breakdown. Breakdown vuol dire letteralmente rottura, o nella pratica può essere una rottura del diodo. Che cos'è questo breakdown? Se io disegno le caratteristiche corrente e tensione del diodo, in realtà, vabbè, io vi ho fatto vedere la caratteristica esponenziale, però questa caratteristica esponenziale vale per valori abbastanza piccoli della tensione della corrente, ok? Per tanti motivi. Prima di tutto perché vabbè, poi ci sarà un valore massimo di corrente che non si può superare, perché immaginate la potenza dissipata dentro il diodo è uguale a V per I, quindi se pian piano aumenta la corrente aumenta anche la potenza dissipata nel diodo, il diodo si surriscalda, viene raffreddato in modo efficace e poi si rompe. Okay? Quindi c'è sicuramente un valore massimo di corrente che si può estrarre dal diodo, questo esponenziale non va all'infinito. Ok? Anche nell'altra direzione, in realtà c'è un effetto importante perché se io aumento la tensione negativa a un certo punto il diodo si rompe, okay? Si ha il breakdown, non è una rottura vera e propria, okay? A un certo punto, in pratica, beh, ora vediamo tra un attimo quali sono i meccanismi, ma insomma non riesce più a
bloccare la corrente, la barriera, quando la tensione diventa molto alta, e improvvisamente la corrente aumenta in inversa fino a valori molto alti e con una pendenza molto ripida. Quindi questa è quasi a tensione, cioè praticamente una tensione di soglia che si chiama tensione di breakdown, oltre la quale la corrente non è più fermata da niente, quindi aumenta con una derivata elevatissima. A quel punto non si riesce più a variare la tensione ai capi del diodo, la corrente raggiunge qualunque valore. Ok? Il valore della tensione breakdown dipende da come è fatto il diodo. Beh, in particolare dipende dai drogaggi, da come è fatto il drogaggio del diodo. Perché dicevo questa cosa può causare una rottura non reversibile del diodo? Perché a un certo punto, vedete qua cosa succede, questa tensione qui è alcuni volt, no? Può essere 10 volt, 5 volt, 6 volt, insomma, una cosa del genere. Se comincia a passare corrente con una tensione così alta, la potenza dissipata sul diodo, che è V per I, può essere molto alta, molto più alta che in diretta, perché in diretta, anche se la corrente può essere alta, la tensione è molto piccola, quindi il prodotto è piccolino. Questo è 0,6. Se invece la tensione di breakdown è 6 volt invece di 0,6, a parità di corrente la potenza dissipata è 10 volte di più. Perché la potenza dissipata è un problema? Perché il diodo si surriscalda. Se non è costruito in modo tale da dissipare bene il calore, si surriscalda presto e si rompe. Che di solito c'è una microfusione interna, oppure direttamente i contatti si rompono per surriscaldamento. E il diodo diventa inutilizzabile, esce fumo nero, è andato. Ok? Però non è un, come dire, non è un guasto intrinseco, nel senso che ci sono diodi che vengono costruiti per essere utilizzati in quella regione di breakdown, quindi vengono costruiti in modo tale da dissipare bene il calore, per cui non si surriscaldano quando passano quelle correnti. Ok? Perché vengono costruiti per lavorare in quella regione? Perché fa comodo il fatto che qui il tratto della caratteristica sia quasi verticale. Va bene? Quindi, i diodi costruiti per lavorare in breakdown si chiamano diodi Zener. Quindi sono diodi normali, ok, come gli altri, ma sono la confezione, diciamo, è fatta in modo tale che non si surriscaldino a quei livelli di tensione e corrente, quindi possono lavorare quando il dispositivo è in breakdown. Quindi qui ve lo indico, realizzati per lavorare in breakdown. Ripeto, da tutti gli altri punti di vista sono diodi normali, però insomma ci si ricorda del fatto che sono pensati per lavorare in quella regione perché si usa anche un simbolo diverso che è questo qua. Vedete, in pratica è come un diodo, ma c'è questa specie di Z invece al catodo, insomma, invece della lunetta. Ok, allora come si trattano i diodi Zener? Beh, è un diodo normale, l'unica cosa è che per esempio se scrivo il modello di grande segnale devo avere tre tratti lineari, no? Cioè avrò il tratto in diretta, il tratto in inversa e poi avrò anche il tratto in breakdown. Quindi dovrò aggiungere un modello per i grandi segnali in breakdown. Allora, quindi come scriverò per V minore di meno VBD, la corrente dovrà essere uguale a, come possiamo anche fare, V più VBD
diviso RZ. Quindi questa retta, una retta che quando I uguale a 0 passa da V uguale a meno VBD e ha una pendenza che è 1 su RZ. Questa RZ è molto molto piccola, quindi la linea è quasi verticale. Chiaramente in queste situazioni io posso anche disegnare un circuito equivalente che è fatto così. Devo mettere, deve essere un circuito che corrisponde esattamente a quella descrizione. La corrente passa in questa direzione, quindi devo mettere VBD nella direzione opposta. La V applicata è questa, quindi V più VBD è la tensione capi di questa resistenza RZ, divisa RZ mi dà la corrente. Quindi questo qua diventa il circuito equivalente del diodo Zener in zona di breakdown. Quindi circuito equivalente del diodo Zener in zona breakdown. Che cosa serve un diodo Zener? Perché può far comodo? Come dicevo prima, quello che fa comodo è che questo tratto sia verticale. Perché? Perché se riesco a far condurre il diodo in inversa, io so esattamente quant'è la tensione sui capi. È VBD. La RZ è quasi zero, quindi questo è verticale. Okay, quindi l'utilità del diodo Zener è che se so che conduce in breakdown, vuol dire che la tensione applicata è la tensione in breakdown. Allora, che ci si fa per esempio? Ci si fa un riferimento di tensione. Per esempio, immaginate che io qui abbia una tensione che posso rappresentare in questo modo. C'è una parte continua e poi c'è una parte variabile che non... Chiamiamola V, la parte V grande, la parte continua, V piccola, la parte variabile, che non controllo, e però voglio applicare questa tensione a un carico, chiamiamolo RL, e voglio che sul carico sia costante la tensione. Se voglio che la tensione sul carico sia costante, ma un generatore che non è costante, allora io posso fare questo circuito, metto una resistenza tra i due. E qui in parallelo al carico aggiungo un diodo Zener che abbia una tensione di breakdown uguale alla tensione che voglio avere sul carico. Ok? Quindi VBD uguale alla tensione che voglio avere sul carico. Perché faccio così? Perché se riesco a far andare in breakdown il diodo, sono sicuro che la tensione tra catodo e anodo è esattamente VBD. Quindi è la stessa tensione applicata al carico e quindi il carico è la tensione che voglio. Ok? Per fare in modo che questo diodo sia polarizzato in breakdown, come vedete tra un attimo, ho bisogno di essere sicuro che ho bisogno che VA grande più VA piccolo variabile sia comunque maggiore di V sempre. D'accordo? Quindi questa è la condizione che mi serve, che la parte costante più la parte variabile della tensione del generatore siano sempre maggiori della tensione dei VBD, della tensione breakdown. Perché se faccio così, sono sicuro di poter tenere il diodo sempre in breakdown. Facciamo la prova. Come si fa? Si sfrutta
si fa un'ipotesi prima, no? E si vede se è verificata. Ipotizziamo che il diodo sia in breakdown. Se il diodo è in breakdown, posso sostituire il diodo col circuito equivalente. Quindi questo è VA piccolo, questo è RS, e qui devo mettere RZ e VBD per quello che ho disegnato prima, no? Il circuito equivalente. E qua devo mettere RL. Allora, la tensione sul carico, chiamiamola V, posso calcolare facilmente, va bene, qua vedete, posso adoperare la sovrapposizione degli effetti, no? Quindi posso dire V è uguale a VA grande più VA piccolo, che moltiplica questo partitore di resistenze, quindi RZ parallelo RL diviso RS più RZ parallelo RL, più VBD che moltiplica RS parallelo RL diviso RS parallelo RL più RZ. Ok? Allora, se RZ è molto piccola, quindi se RZ è quasi nulla, questa roba qua, la prima frazione, fa praticamente 0, ok? Molto poco. La seconda frazione fa praticamente 1. E quindi viene fuori V uguale VBD, che è quello che voglio. Praticamente 0 vuol dire molto più piccola di RS, molto più piccola di RL, insomma, sufficientemente, anzi scriviamolo così perché è più elegante, no? 0 vuol dire poco in assoluto, bisogna dire piccolo, piccola RZ rispetto a cosa? Più piccola di RL e di RS. Se molto più piccole loro due, una frazione è 0, l'altra frazione è 1, quindi V uguale a VBD. Tutto qua. Se VA più VA grande più VA piccola è più grande di VBD, viene anche che V è quasi VBD, ma leggermente più grande, quindi è soddisfatta la condizione di prima. Ok? Quindi effettivamente il diodo è sempre polarizzato in zona zener. D'accordo? Questo è l'uso classico degli zener. Praticamente sempre lo zener si usa per una cosa del genere, per imporre una tensione. Quindi si polarizza, si fa in modo che il diodo vada a funzionare in zona zener, a quel punto la tensione ai suoi capi è imposta. Ok? Perché non abbiamo ancora visto perché a un certo punto il diodo conduce in breakdown. E ci sono due meccanismi fisici. Allora, basta ritornare un pochino a come è fatto il semiconduttore per vederlo almeno qualitativamente. Cioè, che cosa avviene nel materiale? Perché a un certo punto il dispositivo va in breakdown? E allora ci sono due effetti. C'è un effetto più comune e un effetto un pochino meno comune, però si possono dosare. Dunque, l'effetto più comune è quello che si chiama moltiplicazione a valanga. Che cosa succede? Succede questo in pratica. E abbiamo, se io vado a rappresentare il
potenziale ho una barriera molto grande, no? Potenziale phi, se questa è la zona P e questa è la zona N, è fatto così, è una barriera molto grande. Più aumento la tensione inversa, più aumenta. Ricordate, il potenziale ha un'altezza totale che è uguale a il potenziale built-in più il modulo della tensione applicata. Ok? In inversa può diventare molto grande. Allora, che cosa succede? Abbiamo detto che i portatori maggioritari non diffondono perché la barriera li blocca, ok? Già l'equilibrio li blocca, figuriamoci quando l'alziamo ancora un po'. Però c'è un pochino di corrente dovuta ai portatori minoritari, cioè ci sono alcune lacune nella zona N, che sono pochissime, che chiaramente vengono accelerate dal campo e quindi possono condurre. E lo stesso ci sono alcuni elettroni qua in zona P che vedono il campo, nello stesso campo, diciamo, per cui eserce una forza nella direzione opposta, quindi li spinge dall'altra parte, è molto forte. E questi danno quella corrente piccola, corrente di saturazione inversa, che abbiamo detto spesso possiamo anche trascurare. Quello che avviene è che a un certo punto, quando la barriera è molto alta e quindi i campi applicati alle cariche sono molto alti, cosa succede? Che per esempio questo elettrone viene accelerato così tanto che batte contro quando batte contro un altro atomo, un ione in vibrazione, libera un elettrone. Okay, un effetto biliardo, cioè batte e trasferisce energia cinetica a un elettrone e lo spara fuori. Quindi in pratica che cosa succede? Che arriva l'elettrone qua, colpisce l'atomo e continua la corsa, ma libera a sua volta un altro elettrone e chiaramente un'altra lacuna che viene tirata dal campo in direzione opposta. Okay? Poi cosa succede? Questo continua. Sono due adesso, no? Continuano tutte e due, vengono accelerati tutte e due, battono un'altra volta e libera un altro elettrone e un'altra lacuna. Va bene? Questo effetto si riproduce a valanga, perché a questo punto anche le lacune che ci sono e che sono state moltiplicate da questi primi urti, continuano in questa direzione, battono contro un altro ione e liberano un'altra lacuna e un altro elettrone che continua a quella parte. Quindi improvvisamente, appena si raggiunge un campo critico che è sufficiente per cominciare a si dice a ionizzare da impatto gli atomi, quindi dall'urto generare coppie elettroni-lacune, i portatori improvvisamente aumentano su tantissimo, okay? Per cui la corrente va in alto. Improvvisamente. C'è proprio un campo di soglia. Quando il campo elettrico raggiunge un valore sufficiente, parte questa valanga e la corrente non si controlla più. Cioè a quel punto è talmente forte che viene determinata la corrente soltanto dal circuito esterno, perché internamente il dispositivo ormai ha talmente tanti portatori che farebbe passare qualunque corrente. Ok? E l'effetto si autosostiene perché chiaramente dopo ogni urto si generano più portatori che vengono a loro volta accelerati e che quindi ne generano ancora altri. Ok? Quindi il nome lo fa capire, c'è cioè un effetto a valanga. Quindi questo è il meccanismo tipico da breakdown. Ce n'è un altro che si usa anche, va dosato con un po' più di attenzione, però è molto usato, che è quello che si chiama effetto Zener, che dà proprio il nome al diodo Zener. Anche se è un effetto più raro, in realtà quello che ha dato il nome al diodo ed è un effetto in cui non c'entra niente la valanga. Cioè, cosa succede in quel caso lì? Guardate, un effetto molto più semplice, molto più statico. Immaginate, questa è la situazione del cristallo, no? Ci sono tutti gli ioni impegnati in legame, questa è tutta roba ionizzata, tutti gli ioni di drogante hanno perso, hanno acquistato un elettrone a seconda che siano donatori o accettori. Qui siamo nella zona di svuotamento dove c'è un campo alto e il campo, immaginate che sia così,
per esempio, su un elettrone che qua esercita una forza in questa direzione, a un certo punto, quando il campo cresce, la forza esercitata sull'elettrone è talmente forte che strappa l'elettrone dal legame. Quindi lo strappa e lo rende libero. Okay? Quindi strappa l'elettrone, abbiamo un elettrone libero, chiaramente abbiamo anche un'altra lacuna che va subito nell'altra direzione. Ok? Qui non c'è urto di nessun tipo, viene semplicemente tirato via dal campo. Questi due effetti vengono usati con attenzione, dosandoli in modo opportuno, perché hanno una particolarità che hanno un comportamento diverso con la temperatura. In particolare, la moltiplicazione a valanga diventa più difficile se il dispositivo è più caldo. Cioè, se la temperatura è più alta, che cosa succede? Che i portatori, sia gli elettroni sia le lacune, nell'attraversare la regione di svuotamento subiscono più urti e quindi accelerano di meno. E quindi con più difficoltà riescono a raggiungere la velocità tale da ionizzare per impatto. D'accordo? Quindi l'effetto che vedo all'esterno qual è? Che se alzo la temperatura, per riuscire ad avere l'impatto bisogna avere una tensione più alta. Ok? Un campo maggiore ci vuole. Quindi noto il fatto che il meccanismo venga svantaggiato dalla temperatura perché la tensione di breakdown aumenta all'aumentare della temperatura. Si dice che la tensione di breakdown ha un coefficiente di temperatura positivo. Okay? Questa quantità TC è il coefficiente TC sta per temperature coefficient, cioè coefficiente di temperatura. In inglese, temperature coefficient. È in pratica la derivata della tensione di breakdown rispetto è la derivata della tensione di breakdown rispetto alla temperatura. Va bene? Quindi, nel caso della moltiplicazione a valanga, il coefficiente di temperatura è positivo. Nel caso di effetto Zener, invece, il coefficiente di temperatura è negativo. Ed è negativo perché c'è un altro motivo stavolta, perché chiaramente quando è più caldo il dispositivo, per esempio, gli elettroni già sono in vibrazione, gli ioni sono già in vibrazione, quindi a un certo punto è più facile tirarlo via. Okay? È già una situazione meno stabile, per cui il campo che ci vuole per staccare l'elettrone dal legame tipicamente è più basso. Allora io vedo l'effetto che, e lo vedo esattamente in questo modo, che la corrente mi parte a un livello di campo e quindi a un livello di tensione applicata più bassa. E quindi la tensione breakdown ha un coefficiente di temperatura negativo. Allora, siccome questi due effetti hanno un comportamento con la temperatura diverso, spesso, poiché si vogliono usare i diodi Zener come riferimenti, farebbe comodo avere una tensione breakdown che non cambia con la temperatura, quindi come riferimento può essere usato, come dire, valido a tante temperature. D'accordo? Perché, per esempio, un cl classico caso di applicazione di un circuito elettronico è nell'automobile, no? Allora, nell'automobile temperatura può andare, tipicamente devono essere certificati per andare, mi pare, da meno 55 a più 155 gradi centigradi, no? Quindi, chiaro, variando così tanto la temperatura, se mi cambia tanto la tensione di breakdown, il riferimento di tensione è poco accurato, ok? Che il circuito vuol dire che si comporta diversamente al variare della temperatura. Allora, quando ho bisogno di avere un diodo Zener con una tensione di breakdown costante, cos'è che si fa? Si fa in modo che nel diodo si dosano i drogaggi in modo che i due meccanismi si inneschino praticamente insieme, così che
venga un coefficiente di temperatura misto tra i due e quindi un po' più vicino allo zero. La parte positiva si compensi con la parte negativa e complessivamente venga un coefficiente di temperatura nullo. Ok? Quindi questo è il motivo per cui si cercano di usare tutte e due. Si dosano proprio con attenzione in modo da far venire nullo il totale. Qui in molti diodi Zener commerciali, i due effetti sono combinati in modo da avere TC circa 0. Chiaramente non si riesce mai a compensarli completamente, ma insomma un po' meglio di come verrebbero naturalmente si riesce a fare.